l'immagine della città ha avuto più una ricaduta positiva o una ricaduta negativa, perché ci sono state grandi problematiche legate all'inquinamento, all'inquinamento per le polveri sottili, i debiti contratti per costruire la famosa strada dei marmi, la conflittualità fra le imprese e l'amministrazione comunale, i problemi di carattere ambientale, idrogeologico, insomma, sembra quasi che il marmo, anziché appunto essere una risorsa, sia invece una disgrazia per la nostra città. E quindi, diciamo, la nostra volontà è proprio quella di cambiare passo, di cambiare marcia sotto questo punto di vista, fare un passo avanti, fare quello che da moltissimo tempo l'amministrazione comunale non ha fatto, non ha mai fatto. E possiamo partire poi, diciamo, anche vogliamo dare qualche numero riguardo al marmo. Si può dire che c'è un export di circa 700 milioni di euro, quindi insomma l'economia è un'economia florida, un'economia che va, che funziona, ha un livello occupativo, perlomeno secondo diciamo, le ultime statistiche dell'Istituto Studio Ricerche, che vede appunto un numero di occupati pari a circa 5.700 unità fra attività estrattiva, trasporto, commercio, e che vede una produzione all'incirca annuale di 4 milioni di tonnellate. Di queste 4 milioni di tonnellate, meno di un milione di queste sono blocchi, sono diciamo materiale per pietre ornamentali. Gli altri sono sostanzialmente scaglie, sono detriti e cose varie. Io mi rivolgo spesso anche a Francesco perché in materia è un grande esperto, per cui insomma, e sicuramente insomma lavoreremo tanto insieme, in coordinamento tra di noi. E i punti principali secondo cui noi intendiamo agire, innanzitutto penso che la prima cosa che dovrà essere fatta sarà fare questo benedetto regolamento degli agrimarmiferi. Un regolamento che preveda una concessione attraverso una gara per un massimo di 15 anni a favore di imprenditori che abbiano, diciamo, come si può dire, imprenditori virtuosi in un certo senso, che debbano rispettare determinati parametri. Innanzitutto bisogna anche un po' fare un distinguo, cioè la gara, la concessione non viene fatta in base a un canone che viene offerto. Il canone viene stabilito, verrà stabilito dal comune, eventualmente anche in collaborazione con la regione, ma quello quindi è già un valore medio di mercato, che è quello, ecco, non è che viene modificato o si fa un'asta a chi offre di più sostanzialmente. Sì, scusa, prego. Vogliamo diciamo spezzare questo sistema che finora è stato in vigore, per cui c'è un valore medio di produzione stabilito anteriormente all'escavazione. Valore medio che indubbiamente scontenta tutti, scontenta l'imprenditore, scontenta l'amministrazione comunale. È giusto che chi scava il marmo paghi in base a quello che effettivamente esce. Le alchimie lasciamole ai maghi e a chi ha le sfere di cristallo. Noi preferiamo andare a vedere a valle quello che è uscito, quanto è uscito, come è uscito, di cosa si tratta e soprattutto da dove viene poi, perché c'è anche questo da dire. Scusa. No, prego, ci mancherò. Sì, quindi per quanto riguarda questa gara, che verrà appunto diciamo meglio specificata nell'ambito del regolamento, verranno privilegiate una serie di parametri, abbiamo detto. Innanzitutto possiamo parlare di una filiera corta, per cui non solo l'estrazione, ma anche la lavorazione e la trasformazione del materiale lapideo, chiaramente chi lo effettua in loco riceverà diciamo, un punteggio più alto rispetto ad altri che invece magari lo fanno fuori zona. Allo stesso tempo anche chi preferisce una maggiore estrazione di blocchi e quindi diciamo produce più blocchi anziché scaglie, anche in quel caso verrà premiato con un punteggio migliore.
Poi chiaramente chi si adeguerà e chi anche, diciamo, sarà anche in qualche modo all'avanguardia per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ci sono alcuni esempi di, diciamo, alcune cave, alcuni titolari che hanno comunque già dei sistemi di sicurezza piuttosto elevati, però vediamo anche quanto sia alta l'incidenza di incidenti sul lavoro, non solo mortali, ma anche semplicemente, cioè semplicemente di persone che comunque subiscono degli incidenti di questo tipo. E quindi anche in questo caso bisognerà premiare chi si dà da fare sotto questo punto di vista. E poi, non ultimo, anzi una cosa sicuramente importantissima, bisognerà anche fare attenzione a quelle che è la tutela ambientale, la tutela del territorio e la tutela ambientale. Sappiamo benissimo che diciamo, nelle nostre zone, nelle nostre Alpi, abbiamo il maggior bacino idrografico della regione, per cui chiaramente bisogna dare un importante rilievo a questo aspetto, tenendo conto anche dei poteri di vincolo che ha il comune per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici. Nelle nostre zone ci sono 250 geositi che devono essere comunque mantenuti e conservati perché sono unici. Purtroppo il marmo non è si parla di coltivazione perché si fa riferimento comunque a terreni che una volta potevano essere coltivati in qualche modo, e però in realtà sappiamo benissimo che è un materiale che comunque andrà ad esaurirsi, per cui bisogna preservare laddove è necessario ed è possibile. Inoltre, anche sempre dal punto di vista ambientale, ricordiamo anche la presenza nell'ambito del nostro territorio del 30% delle specie floreali italiane sono presenti nel nostro territorio. E quindi dobbiamo tenere conto di tutte queste cose per quanto riguarda quindi una regolamentazione degli agri marmiferi che appunto sarà probabilmente, diciamo, nel momento in cui metteremo un piede in comune per il governo della città sarà sicuramente, diciamo, forse la parte principale, anche perché come diceva Francesco ci sarebbe anche una scadenza che è quella del 31 ottobre entro la quale bisognerebbe porre in essere questo regolamento. Sì, scusa se ti interrompo di nuovo, la premialità relativa al discorso della concessione è una premialità di punteggio, ma anche una premialità che può arrivare a concedere anche qualche anno in più della durata della concessione, fino ad un massimo, dal nostro punto di vista, di 20 anni. Ecco, è giusto che in qualche modo l'imprenditore si veda riconosciuto l'impegno su questi temi che sono appunto la lavorazione in loco, la sicurezza dei dipendenti e la tutela dell'ambiente, perché non possiamo rinunciare ad esempio alle nostre sorgenti d'acqua. L'acqua è l'oro, il cosiddetto oro blu, sarà una risorsa e nel futuro sarà sempre più importante. Già ora nel mondo ci sono delle guerre per contendersi il dominio dell'acqua. Quindi dobbiamo cercare di fare in modo di poterla tutelare nel migliore dove possibile e comunque con i limiti e i vincoli che ci impone la legge, comunque dobbiamo cercare di tutelarla al massimo. Sì, tra l'altro anche la stessa legge regionale prevede, no, già se le imprese si adeguano a un sistema, diciamo, ecologico di un certo tipo, una proroga di 2 anni rispetto a quella normalmente prevista. È chiaro che per, diciamo, i tempi noi vogliamo fare le cose velocemente, ma questo non significa che non siamo aperti, siamo aperti al confronto con le forze sociali, con tutte le forze sociali che diciamo, chiaramente sono coinvolte in questo, per quanto riguarda questa particolare situazione. E diciamo tutto. Dicendo un po' queste cose qua, questi parametri, in un certo modo possiamo anche mettere in rilievo come il marmo debba diventare appunto finalmente, nuovamente, forse un orgoglio per la nostra città, e come possiamo anche attraverso una utilizzando questa risorsa non solo a livello estrattivo ma a livello artistico, a livello artigianale, creare nuovamente una, anche per la città stessa, una vitalità nuova, diversa, quella che forse c'era
tanto tempo fa, che adesso invece purtroppo non vediamo più. Ed è per questo che abbiamo pensato anche di creare un marchio, un Made in Carrara, che appunto certifichi la qualità, certifichi la provenienza, un materiale che è traccia, perché tra l'altro diciamo si prevede anche una tracciabilità dei materiali, che indichi anche la qualità del materiale che viene portato in mondo, non solo il peso ma anche la qualità di quello che viene portato giù. E attraverso questo quindi creare anche questo, diciamo, un marchio che abbia, sì, che Carrara è conosciuta nel mondo per il marmo, perché comunque è un aspetto unico. Probabilmente, diciamo, si è vissuto troppo di rendita, forse dobbiamo darci un po' più da fare per promuovere questa cosa. E in questo modo, attraverso il Made in Carrara, quindi l'artigiano che ti realizza l'opera qua, il marmo che è certificato riguardo alla sua provenienza, già in quel modo c'è sicuramente un ritorno di personalità, un ritorno di forza di Carrara, un ritorno anche economico, e quello chiaramente è un aspetto fondamentale. Io più o meno in generale penso di avere un po' a grandi linee illustrato, poi se avete visto che l'argomento è, insomma, quello che è, magari qualche domanda. Sì, diciamo, sì. Il giorno poi è un giorno, se vogliamo, un po' casualmente, indubbiamente, però è un giorno un po' simbolico, visto che oggi ricorrono i 25 anni dalla strage di Capaci, e quindi insomma non dimentichiamo che nel nostro paese c'è gente, ci sono persone che hanno sacrificato la loro vita per gli ideali di democrazia, di legalità, di correttezza. Questo non dobbiamo dimenticarlo. In un certo senso il Movimento 5 Stelle vuole incanalare in questa direzione, proprio nella corretta e imparziale amministrazione dei beni collettivi. Allora, io avrei tre domande. Allora, sulla gara, quindi è europea? C'è una gara perché, pubblica. Sì, ma quindi diciamo una gara europea. Per forza la legge. No, perché c'è il timore da più parti che poi i fondi di investimento attraverso società ad hoc potessero in qualche maniera avere interesse a investire nelle cave di Carrara. Timore non perché uno è contro il fondo di investimento, chiariamoci, ma perché comunque sia poi va vigilata attentamente, dato che poi potrebbe aprire altri risvolti. La seconda cosa, la filiera sul luogo, i sassi. Perché c'è il consorzio Carrara Marble Waste che diciamo fa filiera locale, però sono su sassi, insomma, sui inerti. Quello è da punteggio o filiera solo per trasformazione di blocchi, quindi diciamo di materiale ornamentale? E l'ultima domanda, almeno sul Made in Carrara, c'è la IMM, che comunque è partecipata dal comune di Carrara e dovrebbe essere uno dei veicoli per promuovere anche il nostro marmo. Okay. Rispondere te, rispondo io. Allora, prima domanda, allora, il discorso della gara europea. Allora, per quanto riguarda la gara, diciamo che innanzitutto c'è appunto la legge regionale che comunque in qualche modo dà un input al quale non possiamo poi andare oltre. E per quanto riguarda questi aspetti, sono aspetti che devono essere rilevanti. Allora, in realtà è già previsto nell'attuale regolamento e lo continueremo, lo ribadiremo nel futuro regolamento. La concessione viene rilasciata solo ad aziende che hanno capacità tecnica in materia di escavazione del pietrolapide, cioè le finanziarie sono escluse. Purtroppo questo non ci tutela al 100%, nel senso che se una finanziaria si compra un'azienda di escavazione e noi su questo non possiamo farci niente, ma non possiamo farci niente già oggi, cioè non è che noi introduciamo qualcosa di nuovo, perché già oggi sappiamo che ci sono delle società estere che sono proprietarie di aziende italiane. Succede nel marmo come succede nel calcio, come succede in tantissime aziende. Purtroppo oggi Made in Italy è in vendita, non sappiamo se con la S davanti o meno, però purtroppo siamo diventati terreno di conquista.
Questo accadrà nel marmo, ma in realtà, ripeto, accade già oggi, quindi non è che con le gare cambi qualcosa. Indubbiamente le gare servono per dare la concessione ad aziende di escavazione, punto. Se poi i proprietari, le aziende di escavazione, vendono o si vendono al miglior offerente, noi su questo dubito che la legge ci possa dare, se ci dà manforte la legge, ben venga, se la legge non ci dà manforte, ovviamente noi siamo per il rispetto della legalità, non certo per le forzature illegittime. Sì, per quanto riguarda il Made in Carrara, sì, c'è l'internazionale Mar di Macchine, sicuramente ci sarà un coordinamento anche con la Mar di Macchine, tenendo conto anche, diciamo, purtroppo di com'è la situazione anche a livello promozionale ultimamente su Carrara, dove vediamo praticamente non abbiamo più una fiera del marmo che sia, diciamo, competitiva. Diciamo che c'è da lavorare sotto questo punto di vista. L'altra domanda? Cioè, il problema della filiera sul territorio potrebbe diventare una filiera sulle trasformazioni di inerti e non trasformazione di blocchi, che è un rischio comunque. Beh, diciamo che innanzitutto, vabbè, già il piano regionale cave prevede comunque una percentuale, no? Diciamo fra 75% massimo di scarti e 25% di blocchi. Noi vorremmo magari anche aumentare un po' questa percentuale. E comunque in ogni caso è chiaro che gli scarti ci sono, non è che non esiste, no. Però è chiaro che bisogna lavorare anche dal punto di vista proprio legato alla tutela del territorio e dell'ambiente, proprio sotto questo punto di vista. Ad esempio, fare in modo anche che vengano smaltite effettivamente le terre, anche se non c'entra niente questo adesso con noi. Però quello sicuramente è una premialità per chi si comporta ecologicamente dal punto di vista corretto. Le cavi sono un grosso problema da quando, diciamo, c'è più un mercato dell'edilizia che richiede forti quantità, per cui le terre sono un tema complicato. Cioè, diciamo che se con lavorazione di scaglie si intende la lavorazione artistica, la lavorazione artigianale, noi siamo più che favorevoli. Se con lavorazione delle scaglie si intende la macinatura e la trasformazione in paste o in, diciamo, sassolini che possono servire per decoro, giardini, eccetera, non possiamo considerarla a pieno titolo una lavorazione, ecco. Cioè non è una lavorazione che porta valore aggiunto. La lavorazione che porta valore aggiunto è la realizzazione di quei souvenir da poter offrire ai turisti, che speriamo di riuscire a portare a Carrara in un'ottica di economia complementare e a 360 gradi della città, in modo tale che il turista possa portarsi a casa un ricordo reale, concreto, fatto a Carrara, lavorato a Carrara con marmo di Carrara, senza nulla togliere ad altri paesi dell'est, dell'Asia orientale, dell'estremo oriente. Insomma, noi vogliamo offrire ai turisti prodotti che siano lavorati di qualità, che siano lavorati in zona. Ecco. Io una domanda. Il discorso sul valore medio, cioè sul valore reale, implica un controllo molto severo, cioè ci deve essere un controllo su chi scende. Cioè, come abbiamo detto, appunto, si prevede una verifica, una tracciabilità della per quanto riguarda il materiale che viene estratto, che non riguarda, appunto, come dicevo prima, solamente la pesatura di quello che porti giù, perché spesso poi uno dice cosa porti giù, quello può dire quello che mi pare, quello che gli pare. E invece magari attraverso anche sfruttando le nuove tecnologie che ci sono, diciamo, anche la possibilità di poter verificare la qualità del materiale che tu porti giù al piano. Quindi ci sarà un cambiamento a livello della pesa? No, non tanto della pesa, quanto, non so, ecco, poi ci può essere un sistema tipo un codice a barre, un altro tipo di un sistema che comunque ti consenta di classificare quello che tu stai portando giù al piano come blocco, informe, scaglie, quello che è. Ma ci sarà una figura esterna che controlla o è un'autocertificazione? Chiariamoci. Allora,
il materiale che esce dalle cave uscirà con una tracciabilità, quindi esce dalla cava con nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e chi più ne ha più ne metta, nel senso che ovviamente di ogni blocco piuttosto che di ogni camion di scaglie ci sarà un codice che evidenzia da dove viene, nel caso del blocco che tipologia di blocco è. Se l'imprenditore non è in grado di stabilire che materiale sia, può anche lasciarlo in bianco, ci mancherebbe, al codice a barre corrisponderà un certo valore. L'accertamento non necessariamente viene fatto alla pesa, l'importante è avere la tracciabilità del blocco. Il blocco può essere comunque verificato anche successivamente in un deposito. È chiaro che se la destinazione del blocco è di prendere la nave piuttosto che l'autostrada per andare a Verona, ovviamente lì la tracciabilità e comunque la tipologia del blocco andrà fatta alla pesa in qualche modo, non c'è problema. Per quanto riguarda il personale comunque il Comune di Carrara del personale che diciamo si occupa di marmo ce n'ha, si tratterà di vedere se effettivamente c'è la possibilità per questo personale potersi dedicare a un'attività del genere, se no si vedrà di trovarlo tra gli esperti in zona, ecco. Cioè, che poi non è necessario di per sé controllare blocco per blocco, si tratta semmai di controllare certe tipologie di blocchi o certe tipologie di materiali. Non è che uno, se passano 1000 blocchi in un giorno, bisogna controllarne per forza 1000, assolutamente. C'è invece problema. Il discorso della sicurezza, io ho parlato con tanti cavatori, il problema da sempre è il fatto che le misure ci sono già anche adesso, e più delle volte non vengono rispettate per accordi fatti tra i cavatori e i padroni, e non essendoci mai nessuno un vero controllore all'interno della cava, poi dopo succedono. Allora, i controlli sulla sicurezza spettano all'ASL, quindi noi possiamo chiedere appunto all'ASL e al governatore della Toscana di intensificare, cosa che hanno promesso di fare. Le verifiche che fa il Comune non sono verifiche sulla sicurezza, per cui cioè, non abbiamo proprio gli strumenti. Lì devono anche, se effettivamente succedono queste cose, devono essere gli operai stessi in qualche modo a segnalare. Purtroppo è recente l'episodio di un cavatore che sembra essere stato licenziato, probabilmente sembrerebbe per motivi di sicurezza. Qui ripeto, poi sì, però magari a voi risulta che hanno tutte le dotazioni. Sì, se poi non le usano, poi certo, questo andrà verificato, vedremo magari di sollecitare in quei casi lì l'ASL a fare controlli più puntuali, più mirati, in modo tale che effettivamente poi le norme di sicurezza vengano rispettate, questo è chiaro. Ovviamente quelle di cui parliamo noi sono norme di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle che la legge normalmente prevede, quindi sono soprattutto monitoraggi del monte. Teniamo conto comunque anche del fatto che, appunto, visto che tra i parametri della concessione c'è anche quello che riguarda la sicurezza del lavoro, se vengono fatte delle verifiche e la sicurezza del lavoro in realtà non c'è, c'è il rischio di perdere la concessione. Ovviamente, questo è chiaro. Questione ben estimati? Ben estimati? No, una cosa così per... Per quanto riguarda i beni stimati, diciamo che la nostra posizione, che è una posizione più carattere giuridico che ideologico, è una posizione per cui si tratta comunque di rientrano nell'ambito degli agri marmiferi del patrimonio disponibile del comune. Chiaro che in questo momento... Quindi non esistono beni stimati. Diciamo, che esistono. Dire che i beni stimati rientrano nel patrimonio del Comune, quindi non esistono i beni. Allora, la Corte Costituzionale, soprattutto nella ultima sentenza, ma in realtà già nella prima sentenza, questa è una cosa vergognosa, cioè la prima sentenza del 95, in questi anni la pubblica amministrazione, l'amministrazione comunale non ha fatto assolutamente niente, anzi, ha fatto il contrario.
Nel 2009 un tale Angelo Zubani ha firmato un documento, un protocollo d'intesa con gli imprenditori in cui dice espressamente che il rilascio delle concessioni verrà fatto a breve, ma non riguarderà i beni stimati in quanto proprietà privata. Questo ricordiamocelo, firmato da tal Angelo Zubani, non so se vi dice qualcosa. La Corte Costituzionale nella sentenza del 2016 parla di plurisecolari inefficienze della pubblica amministrazione e dice che in realtà, purtroppo ce l'aggiungo io, in realtà l'amministrazione comunale non ha mai rivendicato la proprietà dei beni stimati. Quindi questo è quello che noi intendiamo fare, cioè andare a a fare quello che decenni di amministrazioni, anzi plurisecolari, quindi volendo possiamo allungare anche nel passato, quello che le amministrazioni comunali non hanno fatto. Poi, nel frattempo va avanti la ricognizione, anzi è una cosa vergognosa che non siamo ancora arrivati alla parola fine della ricognizione, e questa è una cosa veramente vergognosa perché i termini sono ampiamente scaduti, anche la ricognizione potrebbe spiegare tanti fenomeni che si sono verificati in questi anni, a volte anche incomprensibili, perché se poi andiamo a leggere le carte effettivamente si capisce che qualcosa è successo lassù, probabilmente per mancanza di controlli, per mancanza di volontà di andare a incidere. E poi sarà o il Parlamento o eventualmente i giudici a stabilire, a mettere dal nostro punto di vista una parola fine, sì è così, no è così, oppure una via di mezzo. L'importante è per tutti, per l'amministrazione pubblica, per gli imprenditori, avere un quadro di certezze, perché nell'incertezza ci perdono tutti. Sì, sì. Noi come pubblici amministratori non possiamo non intervenire sui beni stimati, perché altrimenti saremo passibili di un danno erariale, cosa che in effetti dal nostro punto di vista le amministrazioni precedenti hanno causato. Non dimentichiamoci che ora come ora i titolari di beni stimati hanno un sostanzioso sconto da parte dell'amministrazione comunale. Se una cave 30% ben stimato ha uno sconto del 30%, se una cave 100% ben stimato ha uno sconto del 100%, senza andare tra l'altro a vedere se quella percentuale di ben stimato è la percentuale in cui si scava, perché questo è il discorso. Se una cave ha 20% di ben stimato, non è mica detto che chi sta scavando, chi ha l'autorizzazione a scavare, stia scavando in quel 20% di ben stimato. Potrebbe essere a scavare sull'agromarmifero comunale e l'amministrazione Zubani concede uno sconto del 20% assolutamente ingiustificato. Non solo quella Zubani, cioè sono... No, l'amministrazione Zubani, perché fino al 2014 erano in vigore gli accordi. Erano accordi di favore relativi al fatto che il Comune avesse perso la sentenza, sulla Cassa Marmi, che ancora oggi paghiamo, non dimentichiamoci che c'è ancora qualche milione di euro da restituire sulla Cassa Marmi, Cassa Marmi che il Comune ha continuato a utilizzare 12 anni dopo la sentenza del 92 che, come ci dice la Corte Europea, il Comune doveva conoscere, doveva per cui smettere di applicare la tassa Marmi, hanno continuato ad applicarla. Cioè queste ultime amministrazioni hanno letteralmente rapinato la città, non dimentichiamocelo, stiamo parlando di decine e decine di milioni di euro, non stiamo parlando di noccioline. Se oggi ci troviamo in queste situazioni è per questo motivo. Fate due conti, quante scuole avrebbero potuto essere a norma, non solo antincendio ma anche sismica, con questi milioni di euro, quante palestre potrebbero essere a norma per la per l'attività agonistica e non lo sono, bene? Quanto il Teatro Animosi e il Politeama potrebbero essere già usufruibili, utilizzabili dalla cittadinanza, per non parlare del Parco della Padula, e l'elenco sapete che purtroppo
la Giromini non ultima, ma la scuola Eugenio Chiesa, cioè tutte le scuole sono a piangere e a protestare perché o crollano o ci sono infiltrazioni d'acqua, ci sono ancora anche le case popolari, le case dell'ERP, in cui tanti concittadini lamentano infiltrazioni di umidità. Ci sono tante di quelle situazioni da sistemare, e tutto perché in questi decenni la pubblica amministrazione, invece che portare soldi alla città, alla collettività, ha lasciato i soldi in mano ai soliti noti. Punto. Stop.